Benvenuti ragazzi, qui è Proge e questa è Diatriba Clan. Rieccoci qui sul mio secondo account Super Proge. Lo sto appando un po' lentamente questa volta, ma non ci interessa questo per questo video, perché andiamo a fare quelle che sono le base review. Iniziamo da Marco Tere, che fa parte del clan Leggendari Veri. Quindi lo andiamo subito a cercare. Abbiamo anche la tag clan. Voi direte: perché avete scelto questi due player per fare la base review? Bene, Marco Tere lo voglio premiare perché ha scritto in modo perfetto tutte le informazioni che mi doveva dare, ed è stato uno dei pochi. Invece poi il secondo è stato scelto a estrazione, perché io preferisco scegliere di estrazione per dare la stessa importanza a tutti. Quindi Leggendari Veri, ancora nel livello 6, 55 per lui, e World Vint, delle regole abbastanza base, standard per tutti i clan. Ci sono veramente tanti player, ma eccolo qui Marco Tere. Andiamo a vedere subito il suo profilo. A 150 stelle war, che sono veramente buone per il suo livello. E praticamente nel vecchio clan l'avrei sicuramente accettato, perché ha un buono mix tra stelle e municipio. Ricordo che il vecchio clan era praticamente solamente dedicato alle war, e mentre l'esercito ha già i draghi a 2, infatti i domatori, che potrebbero risultare utili anche se a livello base non sono molto forti, ma non può fare di più con questo municipio, sono importantissimi i draghi al 2, e la furia dovrebbe appare sicuramente. Intanto ha già il re barbaro, quindi andiamo a visitarlo. Anche i barbarelli al 3 non sono un granché. Io solitamente porto su, cambiato il municipio, subito barbari arcieri, che sono fondamentali e vengono usati tantissimo per il farming, e poi porto su quelle che sono le truppe war. Andiamo quindi a visitarlo. Purtroppo è stato distrutto, quindi dobbiamo andare a vedere le sue difese singolarmente. Siamo stati yellati questa volta, ma non fa niente. Andiamo a vedere la sua disposizione, è abbastanza buona, perché ha il municipio centrale, naturalmente cerca di difendere il più possibile il nero, e qui ha diverse difese. Le aeree, in particolar modo, eccole qui, sono di livello 4. Qui vediamo innanzitutto cosa ha: Torre dell'Arciere, Torre dell'Arciere, qua naturalmente avrà qualche caserma e così via. Le aeree sono abbastanza lontane, dal centro del villo, e abbastanza esposte. Io forse avrei scambiato quelle che sono i mortai con quelle che sono le difese aeree, in modo tale da avvicinarle, renderle comunque meno accessibili agli attacchi esterni, e addirittura farle agire insieme qualora lo attaccassero da sopra. Perché qui sì, è vero che loro hanno un raggio molto, molto grande, ma mettendo in questa posizione ancora di più. Il re barbaro al centro a difendere il nero sicuramente fa perdere molto, molto tempo. Le torri dei maghi qui. Queste, cosa dire, delle torri dei maghi in questa posizione? Sì, forse sì, non sono male, anche perché vanno a difendere quelli che sono i due depositi. Qui ha due depositi abbastanza esposti, e quindi a maggior ragione avrei messo le aeree in quest'altra posizione, in modo tale che probabilmente, se ci vogliono fottere i depositi, vengono da sopra, e quindi se vengono da sopra con le truppe aeree, qui ci sono solo delle torri dei arcieri che vanno a difendere, e poi vanno subito sui depositi anche sul municipio. Quindi il consiglio principale è quello di sostituire queste due difese, di scambiarle tra loro. Qui abbiamo Carnone e Torre dell'Arciere, sembra una disposizione buona. Infatti, come possiamo vedere dalle distruzioni, in questo caso ci è utile per farci vedere come lo hanno attaccato. Probabilmente sono andate
sui depositi, o forse è stato un fail, sinceramente non si riesce a capire bene chi l'estrattore, non i depositi naturalmente. Comunque è riuscito a difendere le sue risorse, questo mi sembra abbastanza chiaro. E quindi due consigli: ripetiamo, sostituire cannoni e mortai, scusate, con difese aeree, scambiarli tra loro, migliorare sicuramente nelle truppe quelli che sono i barbari, ma prima di tutto la furia, se vogliamo dare precedenza alla war, la furia, se vogliamo dare precedenza al farming, i barbari, così da fare una bark più incisiva. E infine l'ultima cosa, le mura le sta portando su molto bene, e quindi per quanto riguarda, diciamo, l'up delle difese, sempre prima mortai, poi stregoni, cioè dello stregone, poi direi difese aeree, per poi passare a torri dell'arcieri e cannoni. Direi che per Marco Tere è tutto, lo saluto. Ciao Marco Tere, un saluto anche al tuo clan Leggendari Veri, che sembra veramente un ottimo clan, e torniamo al nostro villaggio per andare con la seconda base review. Seconda base review che è stata regalata al nostro Creek02, livello 64. Andiamo a vedere il suo profilo: 164 stelle war, è un buonissimo elemento war, sta nel nostro clan da tempo, magari entra, esce, ma non c'è problema. Comunque ho avuto modo di vederlo in war, e qui possiamo appunto confrontare con il Marco le difese, e diciamo l'esercito, non le difese. Naturalmente ha dei livelli maggiori Creek, quindi da più tempo probabilmente avrà questo TH, quindi ha già i barbari al 4, anche lui draghi e domatori, draghi al 2, e alla cura al 4 e la veleno al 3, che sono importantissime. Quindi, come già detto, 164 stelle war, abbastanza presente, 144 attacchi vinti, ma andiamo a vedere il suo villo. Eccolo qui, municipio fuori, ottimo, a me piace moltissimo, forse l'ho sempre fuori, perché regaliamo sì delle coppe, ma non ce ne frega niente, perché dobbiamo fare risorse e difenderle, e quindi per difendere in modo migliore che ci attaccano solo il TH, quindi manteniamo tutte le risorse e prendiamo solo le coppe. Ah, questa disposizione, diciamo, a croce, è molto usata, abbastanza buona, perché al castello al centro ed è importantissimo, perché se vi fate donare bene può difendervi le vostre risorse al meglio. Per questo ha dovuto esporre un po' il nero, ma non fa nulla. Vediamo un po' dove sono le aeree sono abbastanza esposte, ma neanche tanto, perché ci sono queste Tesla, quindi in teoria vanno prima sulle Tesla e poi potrebbero andare da queste parti, perché se mette diciamo i bombaroli spaccano questo muro, quindi l'aerea, diciamo, è abbastanza, non è proprio difesa diciamo, difesa alla grande, ma non è neanche esposta. Qua le torri dei maghi, in modo tale, prevede che entrino giganti da queste parti e quindi vanno a shottare quelli che potrebbero essere i giganti, oppure le semplici bark. Quindi direi che è un villo veramente buono. Cosa si può migliorare questo villo? Le mura le sta facendo bene. Il re barbaro sta qui abbastanza lontano, ma nel tempo anch'io tendevo a metterlo al centro all'inizio, ma nel tempo forse non è importante, perché fa perdere del tempo, ma non fondamentale come può essere la regina. Eccola, l'unica cosa che direi forse di cambiare è il volano, buttato così un po' forse a casaccio, e magari lo andrei a mettere verso una difesa aerea, per far perdere un po' di tempo. Ma dal momento che ci siamo, andiamo a vedere quello che, se è in war o se lo è stato da poco, è Creek, il villaggio di Creek in war. Vediamo intanto se c'è in questa war. Niente, quindi vediamo se c'è stato nella scorsa. Registro guerre, dettagli, scorsa l'abbiamo persa. Purtroppo non stiamo andando benissimo nelle ultime war. Eccolo qua, è il villo numero 12, quindi lo andiamo a vedere.
subito le 3 stelle, ma è inevitabile subire le 3 stelle in War. Eccoci qua. Cerca di fare un villo anti 3 stelle perché espone un po' il municipio alle due aree abbastanza interne. Devo dire che non è male come villo. Mortai qui. Come al solito, anche qui, anche il volano, diciamo è un po' buttato a se stesso. Io forse l'avrei messo qui, sì, è vero, ci sono i bomboni, però diciamo che gli attacchi che subisce prevalentemente Crick, cioè gli attacchi contro cui si deve difendere, è full draghi al 2. E infatti è stato così, full draghi al 2 contro come magia, diciamo, i tre fulmini. Naturalmente è molto difficile arrendersi perché ti buttano giù una difesa aerea e poi praticamente sei fritto. Qui mette le mongolfiere, quindi è molto facile buttarlo giù, ma questo purtroppo è normale. Il villaggio di Creek in War non è male, è buono, però è inevitabile essere distrutti così da chi attacca decentemente, perché è abbastanza facile portare un attacco da 3 stelle. E niente, come potete vedere, è stato. Qui ci sono anche le casette per far perdere un po' di tempo, a volte sono determinanti, purtroppo in questo caso no. Quindi direi che per queste base review è tutto. Come al solito, se volete la base review, cioè, mettete tutti i dati possibili per trovarvi. Vi ricordo che faccio anche clan review, e già mi è stata chiesta una clan review e la farò nel prossimo video. Mentre per quanto le base review, come al solito, cercherò di fare a estrazione andando un po' a caso. E saluto sia Marco che Crick per questo video. Direi che è veramente tutto. Un saluto dal Project Diatriba Clan. Ciao!